Salve a tutti, sono Franco Diasporo e sono qui con Stefano Rosati per presentarvi questo semplice progetto didattico. Il cliente presso il quale lavoro ha un'architettura implementata principalmente con il modello del Factor. Quindi, dovendo impadronirmi di questa metodologia, ho pensato di sviluppare un piccolo progetto che implementasse una macchina stati con questa tecnologia. Questo anche nella ricerca di un modello che potesse fornirci l'implementazione di una macchina stati sfruttando appieno le potenzialità che il C++ ci offre. Per quanto riguarda, diciamo, la letteratura sulle macchine stati, mi piace ricordare questo articolo, State Machine Design in C++, scritto da David Lafrenière, e dal quale abbiamo tratto la macchina stati che andremo ad implementare. Allora, cos'è il Functor Pattern? Il Functor Pattern è uno dei tanti modelli che la teoria del design pattern ci offre. In questa teoria noi abbiamo una policy che produce una soluzione per un problema. Questa soluzione può essere poi specializzata attraverso l'uso di casi template per affrontare, risolvere ed implementare un'infinità di casi reali. Il Functor Pattern è caratterizzato da tre elementi. Una classe che implementa la policy, una classe che sta per i parametri d'ingresso ed una classe per i parametri d'uscita. Vediamo nel codice. Quindi, come dicevamo, abbiamo una classe per i parametri d'ingresso, una classe per i parametri d'uscita e un operatore parentesi, quindi un functor che lega queste due entità. Invece vediamo cos'è una macchina stati. Una macchina stati è una metodologia per descrivere un processo. È caratterizzata da uno stato che riceve un evento ed in base a questo evento, seguendo un transition link, evolve verso un nuovo stato. Vediamo nella diapositiva successiva un esempio di macchina stati che, come dicevamo, è tratta dall'articolo citato nella slide di apertura. Questo potrebbe essere ad esempio un motore elettrico. Un motore elettrico comandato dalla velocità. Si parte da uno stato inattivo. Quando qualcuno ci dà un comando di velocità positiva, partiamo. Possiamo variare questa velocità con dei valori positivi, altrimenti se il valore è 0 ci fermiamo. Se il valore torna ad essere 0, torniamo nello stato inattivo. Quindi abbiamo degli stati che evolvono in base ad un evento, la velocità. Allora, abbiamo visto una macchina stati che poteva implementare ad esempio un motore elettrico. Ora vediamo come possiamo implementarla attraverso il Functor Pattern. Il Functor Pattern è caratterizzato da una classe P, che sono i parametri di ingresso, da una classe R, che sono i parametri di uscita, e dal Functor, che lega queste due entità. A sua volta, una macchina stati è caratterizzata appunto dallo stato, il quale, in base ad un evento ricevuto, in base ad una regola implementata in un transition link, evolve verso un altro stato. Detto questo, il gioco è presto fatto. La classe P diviene l'evento, la classe R lo stato, e il functor si preoccuperà di governare le transizioni da uno stato all'altro. Vediamo questo nel codice. Partiamo dal functor. Lo specializziamo, la classe R appunto diventa lo stato e la classe P la vendata. A sua volta, la classe vendata potrà essere specializzata attraverso un type name. In questo modo potremo implementare eventi che sono modellati sia con un intero
sia con una stringa o anche con oggetti più complessi. E questo appunto ci rivela la potenza della programmazione generica. Facciamo un passo ulteriore. Torniamo alla nostra macchina stati. Vediamola brevemente. Eccola qui. Questo dovrebbe essere, ad esempio, un motore elettrico, come dicevamo in precedenza. L'evento è la velocità, quindi lo implementiamo attraverso l'unsigned int. La state machine la specializziamo attraverso l'evento, che è la velocità, e un puntatore all'oggetto stato. Questo è un banale trucco che ci permette di utilizzare questo tipo prima ancora di definirlo. Avremo poi il functor che a questo livello sarà una funzione virtuale pura. Abbiamo poi lasciato anche questo enum, ma questo è un retaggio del passato, potremmo anche non metterlo. Vediamo adesso come implementiamo uno degli stati visti in precedenza, in particolare lo stato idle. Allora, lo stato idle è caratterizzato dalla velocità pari a 0, perché è inattivo se siamo a velocità nulla, che quindi passeremo direttamente al costruttore padre. Mentre poi il functor governerà la transizione in base alla velocità ricevuta. Se riceve una velocità pari a 0, rimane inattivo, altrimenti parte. Va in start. Abbiamo riportato altri due casi di functor, per il caso stop e per il caso change speed, e analogamente in maniera del tutto simile al caso precedente, in base alla velocità ricevuta si determina l'evoluzione verso un nuovo stato. L'unica cosa che ci dovrebbe preoccupare è che noi ritorniamo degli oggetti che sono dei puntatori, e questo potrebbe creare qualche pensiero a qualcuno. Vediamo come abbiamo affrontato questo nel main. Allora, la nostra macchina stati sarà uno unique pointer che punta ad un oggetto di tipo ng-machine-state. Lo inizializzeremo con uno stato di tipo idle, l'oggetto partiremo e siamo inattivi, e poi arriveranno degli eventi. Noi qui abbiamo un vettore statico, ma potrebbe essere ad esempio una coda di rete, una socket aperta su cui arrivano degli eventi. Scodando questa coda, determineremo attraverso il functor il nuovo stato e poi, in maniera efficiente, attraverso la standard move, assegneremo il nuovo stato al nostro unique pointer. Sappiamo che in questo modo l'oggetto a cui puntava precedentemente lo unique pointer verrà disallocato dalla memoria. E quindi, grazie allo unique pointer e allo standard move, avremo una gestione dei puntatori che non ci porterà ad avere dei memory leak all'interno del nostro codice. Ora vediamo una breve esecuzione del programma. Partiamo da uno stato inattivo. Rimaniamo in uno stato inattivo con velocità 0, riceviamo velocità 20, partiamo, riceviamo velocità 30, cambiamo velocità, ricambiamo fino a 40, poi qualcuno ci dirà di fermarci inviandoci un comando con velocità pari a 0, di nuovo 0 e torneremo in uno stato inattivo. Questa è una semplice esecuzione di questo main. Il codice qui riportato lo potete trovare nei repository qui sotto indicato. Ora andiamo a complicarci un po' la vita. Immaginiamo di avere due sorgenti per gli eventi. In questo caso introdurremo l'oggetto standard thread che è disponibile nella versione 11 del C++. Quindi al nostro main avremo la macchina statica, che questa volta implementeremo attraverso uno shared pointer che punta a un oggetto di tipo ng-machine-state.
Poi avremo due thread che attraverso le loro thread function sendEvent inviano degli eventi alla nostra coda di eventi, che è un vettore di elementi speed. E poi avremo un terzo thread che attraverso la sua thread function, la moveEngine, si preoccuperà di consumare questi eventi e di determinare l'evoluzione dello stato. Quindi scoderà questi eventi, li passerà al functor che determinerà il nuovo stato, che poi in maniera efficiente trasferiremo allo shared pointer attraverso la standard move. Qui abbiamo messo una sleep for di 1 millisecondo. Questo perché sappiamo, almeno da specifiche, che l'STL library è thread save sulla singola operazione. Questo è un qualcosa che dipende molto dalle implementazioni e a volte rimane un po' nel mistero. Quindi, quando si fa accesso ad una risorsa STL da thread differenti, è bene comunque sincronizzarlo attraverso un oggetto che può essere, ad esempio, un mutex, comunque un oggetto di natura semaforica. Però, se questo proprio non lo facciamo per qualche motivo, perché non abbiamo tempo, perché andiamo di fretta, perché il progetto è semplice, allora è meglio mettere una piccola dormita che spesso serve, o anche una stampa in questo caso può servire, serve a serializzare gli eventi. Vediamo una semplice esecuzione di questo main. Le due sorgenti inviano separatamente una velocità 90 e l'altra 0. Quindi la prima sorgente ci imposta la velocità 90. Di nuovo ci dice di andare a 90 e andiamo in change speed. Poi la seconda sorgente ci chiede di fermarci con velocità 0 e andiamo in stop. Ripartiamo con velocità 90. La seconda sorgente invia di nuovo 0, ci fermiamo, invia nuovamente 0 e andiamo in stato inattivo. In questo caso poi il programma termina. Il codice di questo esempio lo potete trovare nel repository qui sotto indicato. A questo punto voglio lasciarvi qualche lettura sui temi che abbiamo affrontato. Per quanto riguarda l'implementazione delle macchine a stati, vi suggerisco gli articoli di questo autore, David Lafrenière. Ha scritto una serie di articoli sull'implementazione delle macchine a stati, sia in C che in C++, e da uno di questi articoli abbiamo tratto il modello della macchina a stati che abbiamo poi implementato. Se questo argomento vi interessa, troverete sicuramente di vostro gradimento questi articoli. Per quanto invece riguarda poi la programmazione e il design pattern, vi suggerisco questo libro di Alessandrescu, Modern C++ Design, Generic Programming and Design Pattern Applied. In questo libro troverete il functor pattern spiegato con dovizia di particolari ed anche altri modelli di progettazione. È sicuramente un manuale da tenere sempre a portata di mano quando si affrontano questi argomenti. Inoltre, per quanto riguarda le strutture aggiunte nel C++ 11 e nel C++ 14, vi suggerisco questo libro di Scott Meyers, FT Modern C++, nel quale vengono presentate queste nuove strutture e veniamo guidati attraverso degli esempi alla loro scoperta. Inoltre vi lascio un link all'articolo che è oggetto di questa presentazione e che è stato pubblicato sul blog di AESIS, e permettetemi di ringraziare il curatore del blog, Filippo Tenaglia, che mi ha incoraggiato a scriverlo.
E veniamo alle conclusioni di questa breve presentazione. In questa presentazione abbiamo affrontato un modello di progettazione, il Functor Pattern. Abbiamo visto come ci si approccia a un modello di progettazione. Quindi non abbiamo un problema, nel nostro caso era una macchina stati. Abbiamo cercato un pattern che potesse implementare questo modello e l'abbiamo trovato nel Functor Pattern. Abbiamo poi calato questo problema all'interno del pattern e abbiamo sviluppato un codice che lo implementasse. In un caso reale non è semplice come quello che abbiamo visto in questa presentazione, però a volte per capire dei casi che magari troviamo in ambienti di produzione, dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quel livello didattico dove abbiamo imparato a programmare e portando quelle metodologie, quelle strategie, quelle tecniche all'interno di queste sandbox che il livello didattico ci offre, possiamo impadronirci di quegli strumenti e tornare ad affrontarli poi in ambiente di produzione. È una tecnica che porto con me da tempi di scuola e la trovo utile, quindi la suggerisco, perché a volte ciò che noi impariamo a scuola poi lo portiamo con noi per tutta la vita. Lo sviluppo di questo breve esempio ci ha anche mostrato la potenza del linguaggio C++. È un linguaggio che ci permette sia l'astrazione che la specializzazione, quindi possiamo andare sia verso l'alto che verso il basso. Inoltre, non dobbiamo dimenticare l'ereditarietà, che in questo caso abbiamo visto quando abbiamo derivato gli stati, che ci permette di muoverci, diciamo, a questo punto su una direzione orizzontale rispetto alle precedenti che abbiamo citato. Quindi, un invito che vi do è di sviluppare un codice semplice per risolvere i problemi complessi. Quello che non si deve fare, invece, è sviluppare un codice complesso per risolvere problemi semplici. Perché a volte, durante le mie attività, specialmente quando facevo manutenzione evolutiva, mi trovavo a dover gestire un codice che a volte non riesci neanche a capire per quale motivo è stato scritto. Un altro elemento che invece volevo sottolineare quando si utilizza la teoria del design pattern è che ci permette di dividere lo sviluppo del codice fra diversi sviluppatori parallelizzando lo sviluppo. Abbiamo visto, ad esempio, nel nostro caso, che ogni stato era una classe a sé. Questo ci consente di dividere il processo di sviluppo tra vari sviluppatori assegnando a ciascuno uno stato da sviluppare, che è appunto una classe. Poter parallelizzare il processo di sviluppo è un aspetto molto importante, che spesso viene trascurato quando uno sceglie un'architettura per affrontare uno sviluppo, ma lasciare il codice in mano a uno sviluppatore in maniera così isolata, con dei confini così ben definiti, permette di evitare collisioni che a volte producono derive disastrose del nostro codice. E come dicevo appunto una volta un mio capo progetto, il codice nasce bene ma cresce male. Quindi vi lascio con questa riflessione. Cerchiamo di adottare architetture che permettono al codice di nascere bene e crescere bene. E con questo concludo il mio intervento.